Io vi vedo entusiasti. We've got a CIA station just up the road. Marco Scorsese e Diego Armando Maradona. Stay hungry. Ma lei è fuori di testa. Tanti questi sono tutti marginali, questi pensano solo i cazzi loro. Buonasera, buonasera, bentornati, siamo in diretta allo Schiaffo, come promesso ieri sera, questa sera portiamo nelle vostre case, nei vostri salotti, andiamo con la carta d'identità, nome e cognome, Francesco Di Gesù, più conosciuto come Frankie I Energy. Buonasera, ciao, grazie. Buonasera. Professione, rapper, musicista, io direi anche un poeta in qualche modo, ma forse questo perché tradisce... State a dirlo, intendo, esatto. Bazzardo. Ok, lo dico io. Milantare competenze. Classe 1969, torinese, origini siciliane. Poi noi aggiungiamo sempre nella nostra carta d'identità un qualcosa di più, come ti vediamo noi. Tirerebbe uno schiaffo a quelli che ben pensano, poi ne parliamo. E se fosse un film, secondo me, il tuo film sarebbe Do the Right Thing, cioè fai la cosa giusta, quel capolavoro di Spike Lee con una colonna sonora. Magari. Che spacca. Buonasera, Frankie, grazie mille. Buonasera a te, grazie. È un piacere per me averti in studio. Non siamo da soli perché abbiamo i telespettatori a casa, i vostri messaggi, le vostre telefonate, ma soprattutto la nostra Sara Giudice nella postazione 2.0. Ciao Marco, buonasera a tutti e buonasera soprattutto a Frankie. Esatto. Ciao. Allora, io lo dicevo poco fa prima di andare in diretta, per una grande passione. Io nella mia Y10 vent'anni fa avevo due CD, due Frankie I Energy e Frank Sinatra, e mi li alternavo. Sì, mi sono messo in versione Rat Pack anch'io questa sera. Senti un po', Frankie, io voglio iniziare con un verso di una canzone che in qualche modo, di una tua canzone che in qualche modo ci lega, e mai avrei pensato vent'anni fa che ci saremmo trovati qui. Perché a un certo punto tu dici: quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class. E alla fine sei venuto a class. Sì. L'avresti mai detto? Ma guarda, già in passato è apparsa un articolo, intervista, una mia fotografia su class, il cartaceo, diciamo. Esatto. Su quel class. E già all'epoca non l'avrei mai detto, ma questo significa che i tempi cambiano, lievitano, si mostrano diversi. Promane sia che da qualche tempo a questa parte quella frase dal vivo per me è diventata: quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno mignote mentre i figli guidano le TV, perché gli accadimenti della cronaca e della politica fanno sì che ci si aggiorni. Certo. Senti Frankie, tu hai iniziato la tua carriera con una canzone che ha veramente spaccato ed era Fight the Fida, un testo molto forte, un titolo che in qualche modo pescava a mani molto ampie da quella che è la grande tradizione del rap fine anni 80, inizi 90, dagli Stati Uniti. Di quel Fight the Fida, padre contro figlio, fratello su fratello, eccetera, che cosa è rimasto oggi vent'anni dopo? Dunque, di quel fight the fight da lì è rimasta senz'altro la voglia di eliminare la mafia, e c'è una maggior consapevolezza. In quella canzone parlavo di connivenza tra lo Stato e la mafia, parlavo di in tempi non sospetti di come la si trovi in tutta Italia, dappertutto, cioè non come una realtà confinata a determinate aree geografiche. In un'epoca, fine anni 80, inizio anni 90, in cui si continuava a pensare che la mafia fosse una cosa siciliana, poi a Napoli c'hanno la camorra, poi in Calabria c'è l'andrangheta, cioè come se fossero quasi dei piatti tipici. In realtà erano delle pietanze che consumavano i propri consumatori già tra l'altro con lo stivale. Abbassiamo solo leggermente in cuffia mia almeno la musica, per favore. Vent'anni dopo ci ritroviamo ad avere un fenomeno criminale che, come giustamente dici tu, non è assolutamente relegato a quelle regioni, ma anche la cronaca di queste ultime ore, per esempio sul caso Expo, sono tornate fortemente alla ribalta notizie che riguardano appunto infiltrazioni di criminalità organizzata sull'Expo e su tutto quello che ruota intorno all'Expo. L'altro ieri il Presidente della Repubblica è stato interrogato in materia trattativa Stato-mafia.
per degli accadimenti successivi all'uscita di Faida Faida, per carità. Perché era il 91, cioè tu lo scrivesti prima delle stragi. Io l'ho scritta prima che uccidessero Falcone e Borsellino, Faida Faida, l'ho scritta a aprile del 91. Fra l'altro sembra quasi una premonizione, perché tu nel testo, beh, è vero che racconti quello che vedevi, non era difficile pensare che una cosa del genere potesse accadere, forse non in quella dimensione, in quella entità. No, non avevo pensato a quello, ma senz'altro si percepiva come il se alzando il tiro, certo, la mafia e, o comunque quella serie di organizzazioni, chiamiamole come vogliamo, che... Ecco, io questa sera, poi parliamo anche dell'ultimo tuo album, però voglio parlare con te di quella che è la scena musicale che più conosci, che più ti appartiene, e in qualche modo, non lo dico io, ma è un'opinione condivisa, tu insieme a pochi altri in quegli anni avete messo le solide basi per la musica rap che arrivava dagli Stati Uniti. All'epoca si conoscevano soprattutto le canzoni americane, dei Public Enemy, Run DMC, eccetera, eccetera. Tu, J-Ax e pochi altri portate in Italia con grande forza un genere che poi ha consentito a chi oggi, per esempio i Club Dogo e tanti altri, di avere un ruolo e una posizione all'interno del panorama musicale italiano. Tu in questo senso ti senti, cioè eri consapevole di quello che stavi portando come messaggio e come musica in Italia? Ma io non penso di aver portato nessuna musica. Io ho iniziato a fare una mia interpretazione di quella musica che già c'era, che in Italia già stava accadendo, nel senso che in Italia ci sono delle persone che fanno rap da prima di me e non sono conosciute, non hanno avuto la fortuna, la possibilità o quant'altro di diventare famose come magari posso essere diventato io. Tuttavia DJ Graff, sì, lo conosco da prima di aver fatto Fight the Faida e ho imparato da lui, ho imparato da Ice One, ho imparato da Igor, ho imparato da Maurizietto, Next One, da persone che c'erano prima di me, che ballavano sui marciapiedi del Muretto a Milano, del Regio a Torino, di Piazza Colonna, della Galleria Colonna a Roma, e che era imparavano questa cultura che arrivava da oltreoceano in maniera telegrafica, studiando i movimenti di quei ballerini che si vedevano sullo sfondo di quella scena che dura 15 secondi di flash dance in cui ballano break dance, e loro sono la Rocksteady Crew, e guardando e riguardando quelle cose hanno imparato a sviluppare quello stile di danza anche in Italia. E adesso Maurizietto, Next One, Dope King, è uno della Rocksteady Crew, certo, però non c'era internet, era un altro mondo, sì, hip hop era l'orologio di gomma, certo, per la massa, certo. Allora noi intanto alterniamo, vero Sara, con degli estratti dei testi delle tue canzoni, perché vogliamo anche fare un po' un percorso di quello che è stata la tua carriera. Io inizierei con Libri di Sangue. Noi abbiamo rappresentato o almeno un passaggio di questo testo, vero Sara? Che cosa ci proponi? Sì, esattamente Marco, Libri di Sangue è questo estratto. Siamo Libri di Sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura, è inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo uguali per tutti. Era il 1993, cosa vuol dire, cosa volevi dire dicendo che siamo Libri di Sangue? Il titolo di questa canzone, l'idea del pezzo, nasce da una frase che è riportata all'inizio dei Books of Blood, Libri di Sangue, scritti da Cliff Barker, autore americano, quello che ha scritto Hellraiser, era un autore horror, e sono dei racconti dell'orrore. E questa frase dice: siamo tutti libri di sangue, in qualunque punto ci aprano siamo rossi. E io ho visto l'uguaglianza, cioè al di là dell'esteriorità, delle copertine che cambiano, la struttura è identica per tutti, siamo tutti quanti uguali. Infatti un pezzo in cui parlo di uguaglianza, di uguaglianza che si riconosce però nella diversità, cioè è bello essere uguali nelle diversità, non omologati, cioè l'uguaglianza non deve essere identità
di vedute, identità, di aspetto, omologazione. Farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi, poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione. Siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu. Zulu, certo. Allora, con la nostra Margherita Lando, la nostra montatrice che ci segue questa settimana, abbiamo voluto con questo video mettere insieme alcuni momenti della sua carriera, ma insieme a lui tanti altri che in quegli anni hanno fatto grande la musica rap in Italia. Guardate. Solidarietà significa essere uniti per una causa comune. Enough respect per tutte le persone che sono morte per la loro idea. Senza più nessuna esitazione per colpire e non vedere nient'altro che se stessa scoperta nel deserto. La bandiera della guerra su Baghdad 1991. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato la gabbia sta facendo. La parola dovrebbe servire come collante nei rapporti interpersonali. Trovo questa volta per ascoltare. Ti sto parlando, sempre ti sto parlando. Padre contro figlio, fratello sul fratello, partoriti in un anello come carne da macello. Io ho 43 anni, nonostante mi senta giovane, non lo sono. E faccio la mia cosa nella casa, illuminami meno che mi illumino di meno. Faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa. Se mi illumini di meno io risparmio. C'è Chopin. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far premesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo è impossibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere. Musica, musica, musica! Insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada. E allora muoviti, muoviti, oh yeah! Sono intorno a me, ma non parlano. Abbiamo visto soltanto alcuni dei tuoi amici, colleghi, di questi che, a parte che c'è un video tuo del 94 quasi irriconoscibile, eri giovanissimo, capellone eccetera, di questi che hai visto, chi è che insieme a te, cioè, senti più vicino a te? Abbiamo visto Lorenzo Giovanotti, abbiamo visto i 99 Posse che 99, hanno rappresentato gli tanto. Assalti, gli Fiorella, assalti. È difficile perché ognuno, cioè, mi sento vicino a ognuno per dei motivi specifici. Di tutti quanti probabilmente Fiorella è quella con la quale ho una paradossalmente una sintonia speciale rispetto a quella che ho con Lorenzo, quella che ho con Luca Persico Zulu dei 99, con Michele Caparezza, con Fiorella c'è una cosa speciale. C'è una cosa, è incredibile se ci pensiamo, perché i generi sono molto diversi. Sì, e tuttora non me ne capacito, però indubbiamente sì, con Fiorella Mannoia c'è una... un idem sentire tra di voi. Sì, 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 ma c'è proprio un'affinità particolare. Alle volte capita di sentirsi e lei inizia a dire una cosa, io gliela finisco e viceversa, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sulla stessa lunghezza d'onda. Allora, vedo intanto, vediamo se arrivano dei messaggi questa sera. Grande artista, profilo basso e tanta sostanza, scrive Michele da Roma. Ecco, è una domanda che secondo me va nella direzione della... maniera molto articolata per dirmi che sono grasso, comunque. No, ecco, però rispetto ai tuoi colleghi che abbiamo visto, tu sei rimasto forse quello più... è mio giudizio, più puro rispetto a quello che erano le origini. Cioè Giovanotti ha iniziato facendo rap come era tradizionale farlo, poi ha avuto una deriva più melodica con grandissimo successo. Tu sei stato molto fedele a te stesso, sia nel fraseggio delle tue canzoni, sia musicalmente. Sì. Poi non sì. So se è un bene o un male, nel senso... No, ma neanch'io, indubbiamente rispetto a Lorenzo che a un certo punto ha iniziato a scrivere e interpretare canzoni, ha iniziato a cantare. Io soltanto in questo mio ultimo album, Esseri Umani, ho
azzardato, ho azzardato in maniera più evidente e più esplicita una l'inerpicarmi su per delle melodie rispetto al mio solito rappare. Ti riferisci a Pedala, immagino? Che è l'unica che in realtà non è poco melodica. Però lì, lì canti, effettivamente c'è un ritornello cantato. Sì, no, Un uomo è vivo è ancora più cantata. Ma dopo la sentiamo. Essere umani è ancora più cantata. Abbiamo un pezzettino di Pedala, se non sbaglio. Abbiamo il codice 091. Facciamolo sentire un attimo ai nostri telespettatori e poi lo commentiamo insieme. Siamo pronti? Si chiama la provincia di Palermo, immagino. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con questa aria che tira. Ecco, una ruota, usciamo un attimo. Sara, anche qui abbiamo preso un passaggio delle parole del testo della canzone, lo voglio commentare insieme a Frankie. Abbiamo proprio parlato oggi, ci aveva particolarmente colpito. Emansione del pignone, fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia irradia l'energia, dal centro fino alla periferia. È solo una questione di rapporto tra ingranaggi, tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che l'unico motore cui sei tu con il fiatone a spingere in salita per la vita il carrozzone. Ecco, io da queste parole vedo un Frankie High Energy che mi sembra un po', come dire, inserito all'interno di un ingranaggio dal quale non si può uscire. Rispetto a quella che è stata la tua produzione iniziale, mi sembra, non voglio dire che un po' credi che non ci siano più possibilità di uscire da questo ingranaggio. È così? No, non è così. È la descrizione dell'ingranaggio. Ma le opzioni sono tante. In un sistema non a scatto fisso, per esempio, nel momento in cui si blocca la corona, la ruota continua a girare. È possibile far saltare la catena, può scendere la catena, e questo fa sì che il sistema risulti essere disaccoppiato e quindi può bloccarsi, può andare avanti per inerzia, può agire indipendentemente. La corona va in una direzione, ma la ruota va in un'altra perché è cambiata la pendenza. Io descrivo quello che succede e serve per acquisire la consapevolezza. Capire come funziona una cosa permette anche di smontarla e di poterla aggiustare e di poterla modificare. Però alla faccia di quelli che hanno detto che questa è una canzone sulla bicicletta, questa è ovviamente una grande allegoria, la tua, quella del movimento del pignone. Ma per alcuni, per Elisa, interpretata da Alice e scritta da Battiato, era una canzone che parlava di una scenata di gelosia e non un pezzo sull'eroina. Ognuno vede le cose dal proprio buco della serratura. Assolutamente sì. Giovanotti diceva, no, rap, quella musica dura, quella senza melodia, quella che fa paura. Che cos'è il rap? E qui torno un po' alle origini, perché il rap negli Stati Uniti e poi nell'Italia è un, soprattutto in Italia, ha avuto una forte connotazione politica in senso alto. Cioè era un tipo di musica che si condivideva nei centri sociali, era un modo per voi e per tanti di cantare una rabbia, la voglia di una rivoluzione in qualche modo. È vero innanzitutto? O anche. Non è? Anche. Perché, anche. E qual è l'altro allora rispetto all'anche? Gli altri. Gli altri. L'intrattenimento. Il rap nasce come una forma di intrattenimento. La prima canzone rap, quella che è stata definita come la prima canzone rap, che è Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Mamma mia. E parla di nulla. I said the hip hop, the hip, cioè chiacchiera di degli autori, parla di sciocchezzuole dette in maniera buffa dagli autori del brano. Non nasce come una musica di protesta. The Message di Grandmaster Flash and the Furious Five è stata forse la prima manifestazione, utilizzo per scopi sociali della comunicazione rap. Però non è che sia musica di protesta. È un ottimo veicolo, lo è stato, i Public Enemy lo hanno utilizzato, certo, in maniera per tutta la loro carriera,
e Chuck D continua a farlo in maniera egregia, tra con l'altro con grande merito, e il e definiva il rap come la CNN dei neri, perché il poteva essere utilizzato per diffondere informazioni in un linguaggio comprensibile ai destinatari delle informazioni medesime, esattamente come l'informazione televisiva era formattata per i destinatari, cioè il pubblico bianco, benestante e quant'altro. Però il rap non è soltanto protesta, lo dimostra il gangsta rap, che non è musica di protesta, lo dimostra tutto il bling bling che c'è ultimamente. Però per te il rap è stato soprattutto la prima cosa, cioè non solo intrattenimento, cioè tu mandavi dei messaggi. Io ho sempre avuto il desiderio di poter utilizzare il tempo che mi viene dato a disposizione dall'ascoltatore per comunicargli delle cose che gli possono ritornare utili. Ci sono persone più brave di me per intrattenerlo, per farlo ridere, per farlo innamorare, per farlo commuovere, per farlo illudere di essere il capo del mondo. Io penso che il tempo che sceglie di dedicare a me debba essere impegnato nel raccontare qualcosa che gli possa tornare utile, pratico, e quindi cerco di raccontargli quello che lo circonda dal mio punto di vista, permettendo a lui di completare le frasi che io lascio in sospeso nelle mie canzoni, con le mie canzoni. Certo, ma non Frankie, Francesco quando è a casa cosa ascolta? Non ascolto molta musica. Cioè tu hai dei miti musicali a cui ti sei ispirato? Non ho dei miti musicali, sì, ci sono, i Randy MC, i Beastie Boys. Tu aprivi i concerti dei Beastie Boys in Italia? Ho aperto un concerto dei Beastie Boys e due dei Randy MC, sì, quindi, è capitato, e anche uno di Bowie. Di scusa? Di David Bowie. Ah, di David Bowie. Che anche lui è uno dei miei miti. Ma miti italiani? Miti italiani, Dalla, cioè Paolo Conte, li ho scoperti tutti da grande, cioè da ragazzo rifuggivo la musica italiana, perché cos'è sta roba? Dovevano essere neri e dovevano avere molta energia. Poi successivamente ho scoperto la PFM, le Orme, i New Trolls, ho scoperto il prog italiano, ho scoperto De André. È forse il motivo per il quale il tuo ultimo album, di cui parliamo nel blocco successivo, è un album diverso, un po' più, mi verrebbe dire, melodico, ma non è melodico, perché c'è sempre una base rap molto importante, ma i contenuti, le cose che scrivi, le cose che dici, sembrano essere di un Frankie High Energy più maturo rispetto a qualche anno fa, non che prima non lo fossi, ma dico di maturità, ormai hai 45 anni. Ma non lo so, non so se è quello, se è una questione di maturità o di marcescenza. Senz'altro io ho sempre scritto descrivendo quello che c'era fuori, partendo da me individuo e guardandomi intorno, indicando cosa c'è lì, cosa c'è lì, cosa c'è lì, cosa c'è lì, loro, voi, loro e noi. In questo disco invece ho iniziato a guardare nella direzione opposta, cioè non dalla superficie dell'individuo verso l'esterno, ma verso l'interno. Guardare se fuori succede quello, probabilmente c'è una responsabilità mia in quello che succede fuori da me. Cioè, in realtà la società, che è così tanto biasimo, si limita a riverberarmi addosso quello che io do, mi restituisce quello che sto emanando. Quindi probabilmente la radice di questo malessere all'esterno ce l'abbiamo dentro. E ho iniziato a parlare dell'essere umani, e quindi forse questo è più il motivo. Allora rubo ancora un minutino prima. È intelligente, è bravo, peccato che non sia dei nostri. Vabbè, questo ogni tanto arrivano gli nostri schiaffi dalla nostra macchina. Mettiamo a confronto due testi, perché tu nella canzone Rivoluzione inizi con un campione di una canzone di De André, e abbiamo messo a confronto le due rivoluzioni, vero Sara?
nostra Diana ha voluto, diciamo, confrontare due modi diversi di concepire la rivoluzione. Partiamo dal grandissimo Fabrizio De André, che nella canzone del maggio dice: e se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura, di cambiare, verremo ancora alle vostre porte, crederemo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Invece vediamo come la interpreta, esatto, la rivoluzione Franky, vediamo. Una rivoluzione un pochino più spenta, forse è cambiata, forse non c'è più speranza, perché cambio di programma, annulliamo la rivolta, abbiamo una famiglia e non deve essere coinvolta, non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione, chi ci è andato, che delusione, era chiusa in quel portone. Sono due rivoluzioni diverse? Beh, una è la canzone del maggio, la mia rivoluzione era contenuta in un album che si intitola De Primo Maggio. E non era un de inteso alla latina. E non era nemmeno un calambur fine a se stesso. E non era neanche un calambur fine a se stesso, ma probabilmente non era neanche fine tout court. Non c'è mai stata una rivoluzione in Italia. Non mi ricordo di rivoluzioni avvenute in Italia. Non abbiamo uno spirito rivoluzionario, non sappiamo fare la rivoluzione. Neanche il Movimento 5 Stelle? Non mi sembra, la rivoluzione la intendo come rivoluzione, non un movimento di persone che si pone l'idea di realizzare dei cambiamenti, perché troppi ce ne sono, sono i 5 Stelle, ce ne saranno altri anche più forti. La rivoluzione è un'altra cosa. In Francia sono capaci di fare la rivoluzione. Se qualcosa non soddisfa l'opinione pubblica francese, succede un patatrac e la cosa in qualche maniera viene modificata. In Italia non succede questa cosa. Quindi tu fotografi, cioè, due giorni fa sono stati manganellati, certo, dei lavoratori che stavano protestando perché non lo sappiamo, non c'è dato di saperlo il perché siano stati, e protestavano mantenati per mantenere il loro lavoro, poi alla fine si parla di 550 persone che devono essere licenziate, 550 famiglie, sono due isolati di una città, e per quanto esacerbata fosse la protesta di questi lavoratori, probabilmente dall'altra parte c'erano degli altri lavoratori che non sono adeguatamente istruiti a gestire una situazione di emergenza come uno sciopero con particolari tensioni. Ecco, qui ti fermo perché poi torno su un tema che tu hai toccato in uno dei tuoi post, che ti ha portato anche molte polemiche. Tu avevi proposto, come tanti hanno fatto, di mettere un numero di riconoscimento sugli elmetti dei poliziotti, e sì, poi hai risposto dicendo: mi scuso, ma poi chiudi dicendo: la ragione si dà, tutti hanno ragione, la ragione si dà ai matti e anche ai fessi. Dopo ci ritorno perché voglio capire qual è il tuo rapporto con i social. Vediamo un po', tu hai inventato un genere e ne sei stato un precursore in Italia. Come prendi il fatto che molti fan del rap di oggi non lo sappiano e non ti conoscono, dice Andrea. Allora, se volete sapere la risposta di Franky High Energy a questa intelligente domanda del telespettatore, non cambiate canale. A tra poco.